Alcoa slitta l'incontro al Mise, nuova stagione di lotta. Oggi il sit-in davanti ai cancelli della fabbrica prima di raggiungere Villa Devoto a Cagliari. L'incontro romano intanto è slittato dal 5 al 13 settembre. I metalmeccanici annunciano: partiremo il 13 e non sappiamo quando rientreremo. Ulteriori sbarchi nelle coste teuladine. Tra ieri sera e questa mattina sono sbarcati circa una cinquantina di extracomunitari nordafricani nella spiaggia all'interno del poligono militare di Teulada, attesi domani a Cagliari 650 migranti. Carbonia partecipa al bando per riqualificare il quartiere Montuori. Sono previsti lavori di ristrutturazione dell'ex scuola professionale di Via Dante, che diventerà una comunità integrata per anziani e un centro per l'integrazione dei migranti. L'importo complessivo della proposta con cui il comune di Carbonia intende partecipare al bando è di circa 11 milioni di euro. Via la seconda edizione di Carbonia sotto le stelle, prevista per sabato 3 settembre la manifestazione in cui sarà possibile osservare le costellazioni attraverso dei telescopi mobili prestati dall'Associazione Astrofili Sardi. Ben ritrovati su Canale 40, l'avvertenza Alcoa in apertura del nostro telegiornale. Questa mattina i lavoratori insieme ai propri rappresentanti sindacali hanno dato vita ad un sit-in davanti allo stabilimento. Francesca Rius ha intervistato per noi i sindacalisti di CISL e CGL Rino Barca e Roberto Forreso. Questa mattina i lavoratori insieme ai propri rappresentanti sindacali hanno dato vita a un sit-in davanti ai cancelli dello stabilimento prima di partire per Cagliari a Villa Devoto. Si apre dunque una nuova stagione di lotta per i lavoratori che non si danno per vinti e contano sull'appoggio dei sindaci del territorio, così come è stato ribadito ieri nell'incontro con i primi cittadini dei comuni sulcitani. Intanto è slittato di qualche giorno l'incontro a Roma presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, non più il 5 ma il 13 settembre. Noi non finiremo di credere a questa avvertenza sino a quando non vedremo una via di uscita, quindi noi non riteniamo di essere arrivati sicuramente al capolinea. Poi per quanto riguarda l'avvertenza, oggi abbiamo fatto un'assemblea davanti ai cancelli dell'Alcoa alla presenza di oltre 200 lavoratori dopo due anni che sono in mobilità. Capisci che, capite che questo è sicuramente un segnale importante per quanto riguarda l'attenzione che i lavoratori continuano a dare e quanto essi credano al fatto che questa vicenda possa modificarsi positivamente. Dal 3 agosto che abbiamo incontrato il ministro Calenda al MISE, diciamo che speravamo di ottenere delle risposte in merito ai possibili acquirenti, che questi fossero Glencore o altri. Poco importa, diciamo che è passato più tempo di quanto previsto, ragione per la quale adesso siamo a un punto dove la convocazione prevista per il 5 sembra che sia slittata di qualche giorno, anzi abbiamo appena avuto comunicazione ufficiale che è slittata al 13 e ci auguriamo che in quella data, così come dichiarato più volte dal ministro Calenda, ci sia una risposta alla possibile cessione dello stabilimento. Gli ammortizzatori sociali intanto stanno per scadere, dicembre alle porte, i lavoratori che perderanno anche la mobilità andranno ad ingrossare le fila dei colleghi che nel frattempo li hanno già persi. Ma nessuno qui vuole gli ammortizzatori sociali, ribadisce Rino Barca della CISL, qui la gente vuole lavorare e la fabbrica ripartirà. Rino, che futuro ha questa avvertenza? E soprattutto è necessario pensare al fatto che dicembre è ormai alle porte e gli ammortizzatori sociali stanno scadendo? Beh sì, è fondamentale, forse anche più del riavvio stesso dello stabilimento, perché i tempi per il riavvio, è chiaro che si ormai, visto e considerato che siamo già a settembre, si protrarranno. E pensando a tutti quei lavoratori che hanno già perso l'ammortizzatore sociale, quelli che si aggiungeranno da qui a breve, stiamo parlando di oltre 200 lavoratori fra diretti e indiretti, che lo perderanno. È chiaro che il problema si pone immediato e quindi bisogna fare in modo che si trovino le soluzioni. Una di queste era quella di, così come ci aveva detto il ministro Calenda, che attivando le politiche attive per il lavoro attraverso una rivendicazione che doveva fare la Regione nei confronti dello Stato, che dichiarando che questa è un'area di crisi complessa e sulla base di questo il governo avrebbe messo a disposizione delle risorse. È chiaro che questo è un tampone e non può essere sicuramente considerato l'elemento risolutivo, anzi noi pensiamo che i lavoratori, è stato confermato stamattina in assemblea,
non sia sufficiente l ammortizzatore sociale, perché proprio non lo vogliono l'ammortizzatore sociale, la gente vuole andare a rientrare a lavorare, perché ci sono tutti i presupposti. Quindi ci auguriamo che Glencore dia una risposta, mi auguro positiva per tutti, quindi questo farebbe abbreviare di gran lunga i tempi. Ma se Glencore non dovesse essere disponibile, adesso che abbiamo finalmente la DOT, che è l'energia, io credo che potremmo trovare sicuramente altri potenziali acquisti. E per questo ci vuole una ferma decisione del governo. Ancora sbarchi di migranti nelle coste sulcitane. Sentiamo gli sviluppi a cura di Valentina Murgia. Ancora ulteriori sbarchi di migranti nelle coste teuladine. Ieri sera sono infatti giunti 27 migranti di origine nordafricana all'interno del poligono militare di Capo Teulada, dove il corpo dei carabinieri ha provveduto subito all'identificazione. Questa notte invece la Capitaneria di Porto ha trovato al largo di Capo Teulada un barchino con altri 15 migranti, sempre di origine nordafricana, che sono stati direttamente portati a Cagliari. Mentre stamattina, sempre nel territorio militare teuladino, sono sbarcati altri 22 extracomunitari, tra cui una donna incinta. I carabinieri sono stati tutta la mattina impegnati nella ricerca di 10 migranti scappati tra le dune e la seconda spiaggia di Portopino, trovandone 5 solo a metà mattinata. Intanto domani a Cagliari sono attesi circa 650 extracomunitari, ovvero una parte di migranti soccorsi lunedì nel corso delle 40 operazioni coordinate dalla Guardia Costiera Nazionale nel Canale di Sicilia. Nella seduta del Consiglio Comunale di Carbonia del 24 agosto scorso è stata approvata la partecipazione al bando per la riqualificazione urbana del quartiere Montuori. Sentiamo in cosa consiste attraverso il servizio del nostro Andrea Corda. Nella seduta del Consiglio Comunale di Carbonia del 24 agosto scorso è stata approvata la partecipazione al bando per la riqualificazione urbana del quartiere Montuori. In particolare sono previsti lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex scuola professionale di Via Dante, che diventerà una comunità integrata per anziani e un centro per l'integrazione dei migranti. Proprio questo aspetto è stato il principale oggetto del contendere tra la maggioranza e l'opposizione consiliare. La delibera del Consiglio Comunale è stata approvata da tutti i consiglieri di maggioranza, mentre si sono astenuti gli esponenti dell'opposizione, eccezion fatta per la consigliera Daniela Garau, che ha espresso parere favorevole. Il progetto di riqualificazione urbana sarà articolato in 5 lotti funzionali. Il primo lotto prevede appunto la ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'ex scuola professionale di Via Dante per la realizzazione di una comunità integrata per anziani e di un centro integrazione migranti. Il secondo lotto consiste in lavori di riqualificazione paesaggistica del Rio Cannas, mentre il terzo lotto prevede la costruzione di un nuovo parco che sarà denominato Parco Sud. Di decisiva importanza, vista l'alta domanda di alloggi popolari, il quarto lotto, che include un progetto di riqualificazione urbana, di recupero e di nuova costruzione di abitazioni da assegnare a canone sostenibile. Il progetto sarà chiamato Dal Carbone al Sole. Nel quinto lotto saranno costruiti 132 locali di servizio come i garage nei palazzi di Corso Iglesias. L'importo complessivo della proposta con cui il Comune di Carbonia intende partecipare al bando è di circa 11.662.000 euro. Il settore tecnico federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha indetto il bando di ammissione per il corso di allenatore di base, che si terrà a Sant'Antioco e a Carbonia dal 19 settembre al 17 dicembre 2016. Le domande d'ammissione dovranno pervenire inderogabilmente al Comitato Regionale Sardegna entro lunedì 12 settembre 2016. Il bando, unitamente agli allegati, è reperibile, oltre che nei siti della FIGC, anche presso gli uffici della Delegazione Provinciale della FIGC di Carbonia. La Proloco di Carbonia organizza per sabato 3 settembre la seconda edizione di Carbonia sotto le stelle, dove sarà possibile l'osservazione guidata delle costellazioni con telescopi mobili a cura dell'Associazione Astrofili Sardi. La manifestazione si terrà a Medaus a Grutta dalle 19 fino alle 24. Il Cagliari, dopo aver fermato al Sant'Elia la Roma di Luciano Spalletti, riprende la preparazione in vista della trasferta di Bologna. Sentiamo gli sviluppi a cura di Renato Scaro. Rotto il ghiaccio nella prima giornata al Ferraris di Genova, dove il Cagliari ha messo a fuoco i limiti del 3-5-2 e togliersi un ospizio che si trascinava da mesi, il pareggio con la Roma ha riportato il sorriso, autostima, consapevolezza nei propri mezzi tecnici e tattici. È un punto pesante ottenuto l'altra sera al Sant'Elia, che alla lunga potrebbe rivelarsi decisivo, soprattutto sotto il profilo mentale,
Se rimonti due gol ai giallorossi puoi farlo contro chiunque. Il Cagliari c'è, la macchina costruita pezzo dopo pezzo dal presidente Giulini e dal DS Capozzucca ha bisogno di essere oliata, ma già dimostra di poter stare nel circuito della Serie A. Non è una fuoriserie, certo, ma neanche un'utilitaria. Ha giocatori forti ed esperti, attorno ai quali sta crescendo un gruppo potenzialmente esplosivo. Borriello e Bruno Alves sono i due simboli di questa squadra, giocatori di indubbia caratura nazionale. Intanto, al termine della gara con la Roma, Massimo Rastelli ha dato il rompete le righe, 2 giorni e mezzo liberi con ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì pomeriggio. Da verificare le condizioni di Cepitelli, che è stato costretto a dare forfè a pochi minuti dal via per un fastidio al ginocchio sinistro. Attenzione anche al percorso di recupero di João Pedro e Diego Farias, in previsione della prossima partita in programma fra 2 settimane dopo la sosta contro il Bologna per l'impegno della nazionale del Neo CT Giampiero Ventura. Intanto sul fronte mercato il Cagliari rimane sempre attento con il suo DS Stefano Capozzucca, sbarcato ieri sera a Milano per recarsi nella sede delle trattative allo Star Hotel Business Palace, dove il Big Ben darà lo stop definitivo domani sera alle 23. Il DS rossoblu ha puntato la prua verso lo svincolato Urbi Emanuelson, olandese con esperienza in Italia con le maglie di Milan, Roma, Atalanta e Verona. Il giocatore in netto vantaggio sull'atalantino Davide Brivio si sta allenando con l'Ajax ed è pronto ad accettare l'offerta cagliaritana. Ma Capozzucca potrebbe mettere a segno un altro colpo importante per il centrocampo rossoblu. Con il Leicester, infatti, si continua a parlare di Inler. Lo svizzero resta un corpo estraneo nella squadra di Claudio Ranieri e il club inglese potrebbe lasciarlo in prestito al Cagliari, che si limiterebbe a pagargli una parte dell'ingaggio. Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo, in alternativa occhi puntati su Federico Viviani del Verona e Luca Marrone di proprietà della Juventus. Intanto riprendono anche gli allenamenti del Carbonia Calcio, sentiamo nel servizio tutte le novità inerenti ai minerali. Il Carbonia di Andrea Marongio ha ripreso a correre e sudare per preparare meticolosamente la stagione che verrà. Lo scorso campionato di promozione ha lasciato in eredità ai bianco-blu una consolidata consapevolezza nei propri mezzi abbinata ad un ottimo risultato sportivo. Bove e compagni infatti non solo hanno raggiunto il secondo posto ex aequo con il Bosa, ma addirittura hanno sfiorato la vittoria della Coppa Italia. Oltre al portiere ex nuorese in rosa ci sono altri 3 giocatori esperti: Giuseppe Corona, autore nel passato torneo di un girone di ritorno esaltante, Stefano De Montis, una delle colonne portanti del gruppo di Marongiu, ed il difensore centrale neocartellinato Claudio Cogotti. La prima amichevole per testare gambe ed aspetti tattici è fissata per mercoledì prossimo, quando i minerari scenderanno in campo contro il Perdagius dell'ex Giancarlo Porcu. Radiomercato intanto ci racconta dei giovani classe 98, Daniele Cadoni e Francesco Porcu. Entrambi i ragazzi sono in prova e potrebbero far parte a pieno regime della prima squadra. Sul fronte settore giovanile occorre segnalare la ripresa degli allenamenti dei giovanissimi di Sandro Cois e degli allievi di Fabio Piras. Giovedì invece si raduna la Juniores agli ordini del nuovo mister Gianmarco Daga. La società, tra le altre cose, ha annunciato che quest'anno tutti i giocatori tesserati con il Carbonia saranno seguiti da un centro medico cittadino con il quale verrà stipulata una convenzione. Verrà allestito inoltre un campo a 7 in erba dietro una delle 2 porte finalizzato a preservare il terreno di gioco principale. Noi con il TG40 ci fermiamo qui, ora spazio al meteo e al nostro notiziario in lingua sarda. Buon proseguimento sulla nostra rete. Previsioni per mercoledì 31 agosto. Nebbia in graduale sollevamento. Vento da ovest-nord-ovest con intensità di 14 km orari. Raffiche fino a 18 km orari. Temperature minime comprese tra 18 e 22 gradi e massime comprese tra 25 e 31 gradi.